Siamo qui raccolti nella Chiesa Cattedrale in questo mattino del Giovedì Santo per celebrare la solenne Messa Crismale. Questa Eucaristia, durante la quale il Vescovo benedice il Sacro Crisma, l'olio degli infermi e l'olio dei catecumeni, è considerata una delle principali manifestazioni della pienezza del sacerdozio del Vescovo. È un segno della stretta unione dei presbiteri e dei diaconi con lui. Insieme però questa messa è anche festa di tutti i battezzati, popolo di sacerdoti, unti e consacrati con i sacramenti del battesimo e della cresima. Oggi quindi si manifesta il mistero della Chiesa, corpo di Cristo, organicamente strutturato nella varietà di doni e servizi che edificano il popolo di Dio. Proprio in questo clima di festa, Vescovo e presbiteri rinnovano le promesse sacerdotali fatte il giorno dell'ordinazione, per continuare a servire Cristo e i fratelli con l'annuncio della parola, la grazia dei sacramenti e la testimonianza di un'autentica carità pastorale. In questo clima di festa ricordano il loro giubileo di ordinazione presbiterale, 70° Don Pietro Paolo Carrer, 65° Monsignor Bruno Barisan, Don Giuseppe Vendrame, 60° Monsignor Mario Battistin, Don Eliseo Dadalt, Monsignor Rino Damo, Don Giacomo Ferrighetto, Don Gianpietro Moret. 50° Sua Eccellenza Monsignor Giacinto Marcuzzo, Padre Giacomo Berti, Padre Francesco Rigobello. 25° Don Francesco Salton, Don Georg Liviu Marian. 1° Don Carlo Maschio e Don Andrea Santorio. Iniziamo la Santa Messa con il canto Popolo Regale nella prima facciata del foglietto. Assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta il tuo Signor, popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta il tuo Signore. Cantiamo a te, o figlio prediletto del Padre, te lodiamo, eterna parola uscita da Dio. Cantiamo a te, o figlio della Vergine Maria, te lodiamo, o Cristo Salvatore e nostro fratello. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio.
Cantiamo a te, splendore della luce immortale. Te lodiamo, o stella radiosa che annuncia il regno. Cantiamo a te, o luce che rischiari nella notte. Te lodiamo, o luce della nuova Gerusalemme. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio. Canta il tuo Signore. Cantiamo a te, Messia annunciato dai profeti. Te lodiamo, o figlio di Abramo e figlio di Davide. Cantiamo a te, Messia, speranza dei poveri. Te lodiamo, o Cristo nostro Re, umile di cuore. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta il tuo Signore. Cantiamo a te, mediatore tra Dio e l'uomo. Te lodiamo, o strada vivente, cammino del cielo. Cantiamo a te, sacerdote della nuova alleanza. Te lodiamo, tu sei la nostra pace nel sangue della croce. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta il tuo Signore. Cantiamo a te, agnello della Pasqua eterna. Te lodiamo, o vittima che togli i peccati del mondo. Cantiamo a te, o tempio della nuova alleanza. Te lodiamo, o pietra angolare, rocca d'Israele. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo
cantiamo a te, pastore che ci guidi nel regno. Te lodiamo, raduna il tuo gregge che vaga disperso. Cantiamo a te, sorgente zampillante di grazia. Te lodiamo, o fonte d'acqua viva che noi disseti. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio. Canta il tuo Cantiamo a te, o vite che il Padre ha piantato. Te lodiamo, o vite feconda che doni linfa e tralci. Cantiamo a te, o Cristo vera manna dal cielo. Te lodiamo, o pane della vita, donato a noi dal Padre. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta il tuo Signore. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta il tuo Signore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, in questo Giovedì Santo, in prossimità dell'annuale celebrazione pasquale di Cristo morto, sepolto e risorto, in forza della consacrazione battesimale del sacerdozio ministeriale, siamo convocati a celebrare le grandi opere di Dio. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama a conversione. Riconosciamo di essere poveri peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia del Padre. Confesso a Dio onnipotente Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
eison. Christe eleison. Christe canto del Gloria ci suddivideremo in due cori, il primo la navata centrale con il vescovo, il secondo i due transetti. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Benedictus gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus rex celestis, Deus pater Unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, sucibe deprecatione nostra, qui sedes ad dexteram patris miserere nobis. Quonia tus solus sanctus, tus solus dominus, tus solus cum Sancto Spiritu.
Preghiamo. O Padre, che hai consacrato il tuo unico Figlio con l'unzione dello Spirito Santo e lo hai costituito Messia e Signore, concedi a noi partecipi della sua consacrazione di essere testimoni nel mondo della sua opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio, sarete detti. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza eterna. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. Parola di Dio. Sempre canterò la tua bontà, Signore. Per sempre canterò la tua bontà, Signore. Ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato, la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Per sempre canterò la tua bontà, Signore. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà, tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Per sempre canterò la tua bontà, Signore.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Grazie a voi e pace da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano del Re della Terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per Lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio. Gloria, lode, onore, gloria, lode, onore a te, o Cristo. Gloria, lode, onore, gloria, lode, onore a te, o Cristo. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Gloria, lode, onore, gloria, lode, onore a te, o Cristo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Carissimo confratello Alfredo, fratelli sacerdoti, diaconi, consacrati, consacrate, fedeli tutti, siamo contenti di essere qui, siamo contenti anche di vedere i ragazzi prossimi cresimandi di varie parrocchie, Soligo, Farra, Francenigo, Ghirano, Follina, San Fior, quelli che mi ricordo, benvenuti anche voi, siamo contenti che siate qui. Sarebbe davvero bello, e spero che possa realizzarsi almeno nella misura del possibile, sarebbe davvero bello che per ciascuno di noi questa Chiesa potesse trasformarsi nella semplice e modesta locanda di Emmaus, in cui la parola ascoltata e il pane spezzato aprissero i nostri occhi a riconoscere la presenza di Gesù in mezzo a noi e ci facessero vivere l'esperienza dei due discepoli del racconto evangelico, quell'esperienza che abbiamo preso quest'anno come riferimento per il nostro percorso ecclesiale. Quale esperienza? Lo sappiamo, ma lo ricordo anche per chi non è di questa diocesi. Sono tanti i preti che sono qui ospiti, benvenuti davvero anche voi che lavorano in questi giorni nelle parrocchie. Anzitutto l'esperienza di essere ospitati dal Signore Gesù. Ospitati da Lui, come i discepoli di Emmaus, lungo il cammino, ospitati da Lui, ciascuno con la propria vicenda personale di vita, con le proprie gioie e le proprie preoccupazioni, con le proprie risorse e con i propri acciacchi, ciascuno con il proprio compito nella Chiesa e con la propria vocazione, ma tutti accolti, ascoltati, ristorati da Gesù. In particolare oggi, giornata in cui celebriamo il dono della nostra ordinazione presbiterale, il dono cioè del ministero ordinato, è davvero importante per noi presbiteri e vescovi questo sentirci accolti, ospitati da Gesù. L'accoglienza e l'ospitalità che Gesù ci offre non è qualcosa di superficiale e puramente consolatorio, ma è l'atto di una rinnovata offerta del suo amore forte e fedele. Egli è colui che ci ama e ci ha liberato dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre. Così ci ha detto l'Apocalisse. Sacerdoti già in quanto battezzati. Un regno di sacerdoti poi in quanto chiamati e consacrati ad un particolare ministero nella Chiesa, il ministero ordinato. Ogni volta che noi ci mettiamo in relazione con il Signore Gesù, in modo tutto particolare nella celebrazione eucaristica, è proprio questa la prima esperienza che ci viene donato di vivere e che contemporaneamente siamo chiamati ad accogliere e a far nostra, l'esperienza di essere delle persone amate, liberate, chiamate, mandate. È proprio da questa esperienza, se ci pensiamo, che può nascere la gioia della fede, la gioia della celebrazione,
il canto riconoscente e festoso, canterò per sempre la bontà del Signore, abbiamo ripetuto poco fa nel Salmo. Canteremo allora con verità e non solo con le parole, canteremo con verità quell'amore che è l'unica realtà in cui la nostra vita, la vita di ciascuno di noi, può trovare ospitalità certa, fedele, sicura. E questo è fonte di gioia. Quante volte abbiamo l'impressione di non trovare ospitalità in nessun luogo? No, nel Signore è possibile trovarla. E questo è fonte di gioia, di speranza, di fiducia. La sorgente di ogni consolazione, di ogni gioia sta proprio, ripeto, in questa certezza. La certezza che possiamo trovare ospitalità sicura dal Signore. In passato, e ne restano ancora le tracce in tante sagrestie, i preti facevano delle particolari preghiere prima della celebrazione eucaristica, o perlomeno erano lì, sulle pareti appese. Io credo che anche noi, ogni volta che ci apprestiamo a celebrare, dovremmo almeno un momento, almeno per un momento, chiedere con fede e insistenza al Signore di fare esperienza della sua ospitalità. Che ci sia dato di poter rimanere in Lui, nella sua parola, nel suo amore, come ripetutamente egli raccomandò ai suoi discepoli prima della sua Pasqua: rimanete nella mia parola, rimanete in me, rimanete nel mio amore. Cosa vogliono dire questi appelli se non lasciarsi davvero ospitare dal Signore? Ma accanto a questa prima esperienza, o meglio grazie proprio a questa esperienza del trovare ospitalità buona e vivificante dal Signore, è importante che in quel momento, in questo momento, e poi sempre quando celebriamo l'Eucaristia o quando viviamo la nostra fede di discepoli, possiamo condividere anche l'altra esperienza dei discepoli di Emmaus, quella di poter e dover offrire nel nostro cuore e nella nostra vita ospitalità al Signore e ai fratelli, capaci di ospitare proprio perché ospitati. Ospitalità al Signore, anzitutto al Signore, sentendo che la parola ascoltata e il pane spezzato non rimangono gesti stanchi, ripetitivi, senza vita, ma realmente si realizzano, realmente trovano compimento, chiedendo di essere accolti in noi, di far vivere Gesù in noi, di conformare a Lui la nostra vita. Ogni volta che viviamo la celebrazione eucaristica, ma anche semplicemente ogni volta che viviamo con vera accoglienza e disponibilità l'ascolto della parola, facendo in modo che essa rimanga in noi, si realizza davvero quanto Gesù oggi ha detto nella sinagoga di Nazareth: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi. Ecco, questo miracolo si ripete ogni volta che noi ascoltiamo la parola, grazie allo Spirito Santo, non perché siamo bravi noi, ma è vero, è questo che si compie, se ci pensate. Questa parola trova adempimento riscaldando il cuore, rinfrancandolo, prospettandogli nuova speranza e aprendo nuove vie possibili, ma anche il pane nuovamente spezzato nelle nostre liturgie continua ad adempiere ciò che ha operato nella locanda di Emmaus, continua a far sì che i nostri occhi si aprano. Attraverso il gesto con cui facciamo memoria della sua Pasqua, Gesù stesso ci chiede di ospitare in noi il suo modo di vivere, di amare, di dare la vita. Cosa vuol dire? Fate questo in memoria di me, se non questo, se non questo. Ospitate in voi il mio progetto evangelico, la mia esperienza umana, il mio donare la vita, che è la vita del Figlio Eterno di Dio, fatto uomo. Ma l'esperienza di trovare ospitalità da parte del Signore, ospitati, ci spinge ad offrire ospitalità nel nostro cuore e nella nostra vita anche ai fratelli, a quei poveri a cui annunciare un lieto messaggio, a quei prigionieri e a quei ciechi a cui proclamare la liberazione e la vista, a quegli oppressi a cui restituire libertà e annunciare un tempo di grazia da parte del Signore.
credo che non abbiamo altro che l'imbarazzo della scelta per ospitare queste persone. Dall'Eucaristia nasce la comunione, la carità e la missione. Quante volte ce lo siamo detti, l'abbiamo ascoltato e l'abbiamo annunciato agli altri. E tuttavia resta sempre un compito e un mandato che il Signore pone davanti ai nostri occhi e la nostra libertà. È la nostra libertà, se vuoi. Ma questa è la strada. Un compito che ci trova sempre in cammino, un cammino di umile ricerca e di conversione, lo sappiamo per esperienza. E, per certi aspetti non è solo un peso gravoso questo. E, pensavo quante volte io ho celebrato male l'Eucaristia, purtroppo capita, però ogni volta tu puoi celebrarla meglio, ogni giorno tu puoi convertirti, il Signore ti dà nuova possibilità. Pensate, è vero, è una cosa straordinaria se ci pensiamo, se sappiamo cogliere questo dono che il Signore continuamente ci fa di farci presiedere ogni giorno in modo possibilmente nuovo la Santa Eucaristia. Sarebbe davvero bello, dicevo all'inizio, rigenerante e profondamente vero vivere così ogni nostra celebrazione. Questa, certamente, ma anche tutte quelle più ordinarie e semplici che viviamo nelle nostre parrocchie, sia nelle domeniche che negli altri giorni. Non dimentichiamo che è proprio da lì che sgorga la forza di seguire Gesù, che sgorga la testimonianza, che sgorga quell'uscita che non serve a nulla se non è portatrice di Gesù e del suo Vangelo. Noi non siamo cristiani per andare a messa, ma per essere cristiani abbiamo bisogno dell'Eucaristia, assolutamente. Il Signore ci aiuti tutti, a cominciare da me, a credere di più e a vivere con sempre più speranza e amore il dono dell'assemblea eucaristica che presiediamo, e di aiutare proprio con la nostra testimonianza, con la nostra convinzione, con la nostra conversione, i nostri fratelli e sorelle di cui siamo pastori. A conclusione di queste riflessioni desidero, come faccio ogni anno, invitare tutti a un fraterno ricordo di preghiera per tutti i sacerdoti diocesani e religiosi, dai più anziani ai più giovani, che celebrano gli anniversari di ordinazione presbiterale e i cui nomi sono stati ricordati all'inizio della celebrazione. E sempre nella preghiera facciamo memoria di suffragio anche dei nostri 9 confratelli che sono morti dal Giovedì Santo dello scorso anno. Ne abbiamo ordinato 2, sono qui davanti, ma ne abbiamo accompagnato al Camposanto 9, Don Antonio Costella, Don Eugenio Posmon, giovane, Monsignor Romualdo Baldisera, Don Giovanni Carpenè, Monsignor Venanzio Buosi, Don Aldo Royer, Monsignor Giacinto Padoin, Don Giuseppe Carpenè e l'ultimo, Monsignor Antonio della Giustina, qualche settimana fa. Ricordiamo anche il diacono Giancarlo Baldo, morto durante quest'anno, e i diversi sacerdoti religiosi, in modo particolare permettetemi di ricordare padre Ottaviano Danese e padre Albino Bettiol Giuseppini del Murialdo, che hanno prestato molti anni della loro ministero proprio alla nostra diocesi. Ricordiamo anche i missionari della nostra diocesi passati durante quest'anno nella casa del padre. Gli affidiamo tutti alla misericordia paterna e fedele di Dio perché li renda pienamente partecipi della sua gioia eterna. Ricordiamo poi con grande affetto Don Ferruccio Sant in servizio pastorale a Parigi e Don Domenico Salvador, che attualmente lavora ancora per un periodo in Brasile. Preghiamo per i nostri preti ammalati, ai quali esprimiamo la nostra vicinanza, in particolare Don Pier Giorgio Trevisan, che ho visto proprio ieri sera all'ospedale di San Donà, che mi ha detto proprio di ricordarlo e di ricordare la sua presenza spirituale a questa celebrazione. E per i religiosi e le religiose che, partiti dalla nostra diocesi, esercitano il loro ministero sacerdotale nelle varie parti del mondo. Desideriamo sentirli tutti in questo momento in profonda comunione con noi. Per tutti invochiamo l'intercessione di Maria, Madre di Gesù, Madre nostra,
e l'intercessione di San Tiziano e dei nostri santi patroni ci assistano, ci accompagnino nel vivere la nostra vocazione e il nostro ministero. All'interno di tutto il popolo sacerdotale, ora vescovo e presbiteri rinnovano le loro promesse sacerdotali con le quali si sono resi disponibili a servire Cristo nella Chiesa. Partecipiamo in silenzio a questo momento seguendo il rito nel foglietto. Nell'annuale commemorazione del giorno in cui Cristo Signore comunicò agli Apostoli e a noi il suo sacerdozio, vogliamo rinnovare le promesse che al momento dell'ordinazione abbiamo fatto davanti al nostro Vescovo e al popolo santo di Dio. Insieme vogliamo unirci più intimamente al Signore Gesù, modello del nostro sacerdozio, rinunciando a noi stessi e confermando quei sacri impegni che, attratti dall'amore di Cristo, abbiamo assunto liberamente verso la Chiesa. Vogliamo essere dispensatori fedeli dei misteri di Dio per mezzo della Sacra Eucaristia e delle altre azioni liturgiche e adempiere il ministero della parola di salvezza sull'esempio di Cristo, capo e pastore, lasciandoci guidare, ma dall'amore. E voi, figli carissimi, pregate per i vostri sacerdoti, che il Signore fonda su di loro l'abbondanza dei suoi doni, affinché siano fedeli ministri di Cristo, sommo sacerdote, e vi conducano con Lui, a Lui, unica fonte di salvezza. Noi ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. E pregate anche per me, affinché sia fedele al servizio apostolico affidato alla mia umile persona e tra voi diventi ogni giorno di più immagine viva e credibile di Cristo sacerdote, buon pastore, maestro e servo di tutti. Noi ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Il Signore ci custodisca nel nome del suo amore e tutti noi, pastore e gregge, conduca alla vita eterna. Si forma ora la processione offertoriale. I diaconi e i ministri presentano al Vescovo, insieme al pane, al vino e all'acqua, anche l'olio per il Sacro Crisma e gli altri oli santi. Il Crisma sarà preparato quest'anno con olio di nardo della Terra Santa ed essenze vegetali. Con l'antico inno O Redemptor, che troviamo sul foglietto, invochiamo Cristo perché l'olio diventi segno vivo della grazia divina che infonde lo Spirito Santo, libera dal male e sostiene nelle prove. Summe Carmen te.
Alma luce, hoc sacram duum protulit, fert hoc prona presens turba, salvatori seculi. Ecco l'olio del sacro crisma. Ecco l'olio degli infermi. Ecco l'olio dei catecumeni. Consecrare tu dignare Rex perennis patrie, hoc olivum signum vivum, iura contra demonum. Sacro fonte, au fugantur crimina, uncta fronte sacro sancta, influn charismata. Ec dies festa nobis, seculorum seculis, sit sacrata digna laude, nec sine escat tempore. Oh.
pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani. La potenza pasquale di questo sacrificio elimini, Signore, in noi le conseguenze del peccato e ci faccia crescere come nuove creature per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il Cristo, tuo Figlio, pontefice della nuova ed eterna alleanza, e hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti e con affetto di predilezione sceglie alcuni tra i fratelli che mediante l'imposizione delle mani fa partecipi del suo ministero di salvezza. Tu vuoi che nel suo nome rinnovino il sacrificio redentore, preparino ai tuoi figli la mensa pasquale e servi premurosi del tuo popolo lo nutrano con la tua parola e lo santifichino con i sacramenti. Tu proponi loro come modello il Cristo, perché donando la vita per te e per i fratelli si sforzino di conformarsi all'immagine del tuo Figlio e rendano testimonianza di fedeltà e di amore generoso. Per questo dono del tuo amore, o Padre, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Sanctus, Sanctus. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione,
prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, il Vescovo Alfredo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, con San Tiziano e tutti i Santi, in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Il Vescovo benedice ora l'olio degli infermi, che conferisce ai malati il rimedio per le infermità dell'anima e del corpo, e ottiene il perdono dei peccati. O Dio, Padre di ogni consolazione, che per mezzo del tuo Figlio hai voluto recare sollievo alle sofferenze degli infermi, ascolta la preghiera della nostra fede, manda dal cielo il tuo Spirito Santo Paraclito su quest'olio, frutto dell'olivo, nutrimento e sollievo del nostro corpo, e fondi la tua santa benedizione perché quanti riceveranno l'unzione ottengano conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito e siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolore.
questo dono della tua creazione diventi olio santo da te benedetto per noi nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto la parola e io sarò salvato.
L'Eucaristia è distribuita in fondo alla navata centrale, alla fine dei posti riservati ai sacerdoti concelebranti e nelle navate laterali, davanti ai primi altari. Disponiamo il nostro cuore all'incontro con il Signore in questo sacramento di salvezza e accompagniamo questo momento con i canti riportati nel foglietto. La nostra preghiera con il canto Ubi Caritas. Exultemus et in ipso
abundemur. Timeamus et amemus Deum vivum et ex corde diligamus nos in cero. Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Simul ergo cum in unum congregamur, ne nos mente dividamur, caveamus, cessent urgia maligna, cessent lites, et in medio nostris sit Christus Deus. Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Simul quoque cum beatis videamus gloriam ter vultum tuum, Christe Deus, gaudium quod est immensum, atque probum, saecula per infinita, saeculo. Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Ravvivate il dono che possedete e che vi è stato conferito con l'imposizione delle mani per il bene del corpo di Cristo che è la Chiesa. Non vi chiamo più servi, ma perché tutto ciò che il Padre mi ha rivelato l'ho fatto conoscere a voi. Pascete il gregge di Cristo che è con voi, guidandolo gioiosamente secondo Dio e facendovi modello di tutti. Non vi chiamo più servi, ma amici.
Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, che rinnovati dai santi misteri diffondiamo nel mondo il buon profumo del Cristo e di vive e regna nei secoli dei secoli. Il Vescovo benedice ora l'olio dei catecumeni, segno della fortezza che viene dal Signore e destinato a coloro che si preparano a ricevere il battesimo. Subito dopo sarà invece benedetto l'olio del Crisma, per i sacramenti del battesimo, della cresima e dell'ordine sacro, e per dedicare le chiese e gli altari. Il cristiano, consacrato da Cristo per mezzo dei sacramenti, è chiamato a diffondere il buon profumo di Cristo con tutta la sua vita. Per questo viene preparato con aromi e profumi vegetali. Dio, sostegno e difesa del tuo popolo, benedici quest'olio nel quale hai voluto donarci un segno della tua forza divina. Concedi energia e vigore ai catecumeni che ne riceveranno l'unzione, perché illuminati dalla tua sapienza comprendano più profondamente il Vangelo di Cristo. Sostenuti dalla tua potenza, assumano con generosità gli impegni della vita cristiana. Fatti degni dell'adozione a figli, gustino la gioia di rinascere e vivere nella tua Chiesa per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre Onnipotente perché benedica e santifichi quest'olio misto a profumo e coloro che ne riceveranno l'unzione siano interiormente consacrati e resi partecipi della missione di Cristo Redentore.
O Dio, fonte prima di ogni vita e autore di ogni crescita nello spirito, accogli il gioioso canto di lode che la Chiesa ti innalza con la nostra voce. Tu, in principio, facesti spuntare dalla terra alberi fruttiferi e tra questi l'olivo, perché dall'olio fluente venisse a noi il dono del crisma. Il profeta Davide, misticamente presago dei sacramenti futuri, cantò quest'olio che fa splendere di gioia il nostro volto. Dopo il diluvio, lavacro espiatore dell'iniquità del mondo, la colomba portò il ramoscello d'olivo, simbolo dei beni messianici, e annunciò che sulla terra era tornata la pace. Nella pienezza dei tempi si sono avverate le figure antiche, quando, distrutti i peccati nelle acque del battesimo, l'unzione dell'olio ha fatto riapparire sul volto dell'uomo la tua luce gioiosa. Mosè, tuo servo, per tua volontà, purificò con l'acqua il fratello Aronne e con la santa unzione lo consacrò sacerdote. Il valore di tutti questi segni si rivelò pienamente in Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, quando egli chiese il battesimo a Giovanni nelle acque del Giordano. Allora tu hai mandato dal cielo in forma di colomba lo Spirito Santo e hai testimoniato con la tua stessa voce che in lui, tuo Figlio unigenito, dimora tutta la tua compiacenza. Su di lui, a preferenza di tutti gli altri uomini, hai effuso l'olio di esultanza profeticamente cantato da Davide. Tutti i concelebranti, senza nulla dire, stendano ora la mano destra verso il crisma fino al termine della preghiera di benedizione. Ora ti preghiamo, Padre, santifica con la tua benedizione quest'olio, dono della tua provvidenza. Impregnalo della forza del tuo spirito e della potenza che emana dal Cristo, dal cui santo nome è chiamato crisma, l'olio che consacra i sacerdoti, i re, i profeti e i martiri. Confermalo come segno sacramentale di salvezza e vita perfetta per i tuoi figli rinnovati nel lavacro spirituale del battesimo. Questa unzione li penetri e li santifichi perché liberi dalla nativa corruzione e consacrati tempio della tua gloria spandano il profumo di una vita santa. Si compie in essi il disegno del tuo amore e la loro vita integra e pura sia in tutto conforme alla grande dignità che li riveste come re, sacerdoti e profeti. Quest'olio sia crisma di salvezza per tutti i rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo, li renda partecipi della vita eterna e commensali al banchetto della tua gloria per Cristo nostro Signore. Amen. Acclamiamo al crisma e agli altri oli oggi benedetti, unendo le nostre voci nel canto La tua Chiesa in festa, che troviamo sul foglietto. La tua Chiesa in festa, loda te, Signor, e al tuo nome sempre acclamerà, sempre acclamerà. Nata dal So
consegna a noi, riconsegna a Un augurio a Monsignor Corrado e un caro saluto a Monsignor Alfredo, a nome di tutti i preti e della Chiesa diocesana. Caro Vescovo Corrado, non ho potuto dire di no, non avevo scuse, non potevo avanzare il motivo della salute precaria. Insomma, non potevo proprio esimermi dall'accettare il compito che mi è stato chiesto. In questo modo leggero e libero lei ci confidò come gli era capitato di trovarsi tra coppa e collo l'incarico di presidente della Caritas Italiana. Un servizio impegnativo e delicato visti i tempi che corrono. In quell'occasione erano le festività di San Tiziano, lei precisò: è provvisorio, ben si intende, anche se gli scappò di aggiungere che, a detta di un noto autore e pubblicista italiano, nel nostro paese nulla è più definitivo del provvisorio. In questo modo alla chetichella noi abbiamo preso atto che ogni tanto il nostro vescovo deve correre a Roma o altrove per far fronte al nuovo compito di presidente della Caritas Italiana, con tutte le sue implicazioni istituzionali. Finora non abbiamo notato particolare stanchezza. Lo stile è sempre lo stesso: pronto, libero, responsabile. Ovviamente noi vittoriesi non facciamo il tifo perché in maggio lei sia confermato. Semplicemente lo accompagniamo in questa sua avventura, comunque essa voglia chiudersi o riaprirsi. Senta il nostro sostegno e la nostra preghiera in questo suo generoso servizio alla Chiesa italiana. D'altronde, come ci ha richiamato, sulla strada di Emmaus, intrapresa insieme come cammino diocesano, può capitare questo ed altro. Ci chiedeva nella sua lettera pastorale di fare delle nostre celebrazioni eucaristiche luoghi di ospitalità evangelica, disponibilità a lasciarci accogliere da risorto, ad accoglierci tra di noi, ad offrire ospitalità a chi si accosta alla messa mosso dalla ricerca di senso e di Dio, e più in generale a continuare nello stile di accoglienza anche al di fuori del momento celebrativo. Indicazioni opportune, condivisibili, ma quanta fatica! Talvolta ci capita proprio di essere come i due di Emmaus, stanchi, demoralizzati, ma la grazia del Signore ci visita e ci rincuora. Sono grazie, ad esempio, i nostri corsi di aggiornamento al Cavallino. Essi si confermano come luogo di ospitalità reciproca, l'esperienza di preghiera, la fraternità, il confrontarci in uno stile di accresciuta stima reciproca. È nata poi in diocesi una buona cosa,
lo abbiamo chiamato il germoglio, una scelta di ospitalità verso i ragazzi, un'attenzione a ciò che il Signore semina nel loro cuore. Fa ben sperare. Non siamo in tempo di grandi raccolti. Il nostro augurio, Monsignor Corrado, è che lei possa continuare a seminare nel terreno della nostra Chiesa diocesana, con larghezza, con gioia, nonostante tutto. Caro Monsignor Alfredo, la sua presenza oggi in mezzo a noi è segno evidente del suo amore per la Chiesa vittoriese. La sua presenza ci onora e ci rende più forti. Essa continua ad essere per noi buon profumo di Cristo. Grazie, grazie di cuore. Non aggiungo molte cose, ringrazio il vicario anche per il suo stile sempre molto sobrio e così, leggero. Per quanto riguarda il primo capitolo, ho buoni motivi, buone ragioni, al momento non sono così sicure che a maggio mi lasceranno in pace, quindi speriamo che si realizzi questa previsione. E, ecco, per quanto riguarda il nostro cammino di chiesa, questo è un momento bello, ci sono momenti più belli, questo è uno dei più belli, non è sempre solo così, però ci vogliono anche questi momenti di chiesa, di presbiterio, in cui sentiamo che davvero il Signore è presente in mezzo a noi, non ci lascia soli. Certo, l'augurio di seminare è vero ed è per me, ma è per ciascuno di voi. E ci ricorda nel seminare, va e piange, ecco. Però noi continuiamo a, perché seminare è faticoso, a volte sembra di sperperare, ecco, mi è sempre colpito la caratteristica, no? Chi semina nel pianto raccoglie nella gioia. Ecco, noi confidiamo che il Signore possa anche darci la grazia di sperimentare la fedeltà alle sue promesse, che quel seme che noi spargiamo generosamente, gratuitamente, a volte apparentemente in perdita, possa costituire davvero germoglio di speranza. E questa parola, appunto, che è stata ricordata, questa iniziativa è un'iniziativa che deve aiutarci a sperare e a pregare perché il Signore ci doni nuove vocazioni. Mi rivolgo a voi, cari cresimandi, sarete un po' stanchi, vi domando scusa se abbiamo tirato più lungo del solito, però è una celebrazione una tantum che è bello anche per voi. Ecco, mentre preparavo l'omelia e la facevo, dicevo, ma anche loro sono ospitati dal Signore che li chiama ogni domenica. Io lo so che i ragazzi della vostra età fanno fatica ad andare a messa la domenica, però se voi diceste c'è qualcuno che mi chiama per offrirmi la sua ospitalità, chi è questo qualcuno? È il parroco, certo, ma più di tutto è Gesù. E mi chiama per ospitare proprio me, che ho le mie difficoltà, i miei dubbi, e io poi potrò ospitare gli altri, il mio cuore può ospitare gli altri. Credo che un ragazzo di 13-14 anni questa roba qui può capirle e può farle, ed è quello che rende bello la vita, sapete. Se ci pensate, provate a pensare quando avete fatto esperienza di gratuità, di dono, quanto siete stati contenti. Ecco, il Signore ci offre anche questa grazia, quindi ecco, è stato bello che voi siate qui. Io mi auguro che questo piccolo seme che abbiamo buttato anche per i preti, per i grandi, ma anche per voi, possa essere un seme che porterà frutto. Chiediamo al Signore la sua benedizione su ciascuno di noi, su tutta la nostra Chiesa e anche sulle chiese di voi, cari presbiteri di altre diocesi, che siete qui oggi a celebrare con noi. Inizia questa sera il triduo pasquale del Signore, morto, sepolto e risorto.
Si ricorda che durante la processione iniziale della messa in Cena Domini di questa sera, le ampolle con gli oli santi dovranno essere presentate alla comunità. Esse verranno deposte sulla mensa e incensate. Prima di riporle nel luogo loro riservato, colui che presiede richiamerà i presenti il rito della benedizione compiuto questa mattina dal Vescovo. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Per intercessione della Beata Vergine Maria e di Sant'Iziano nostro patrono, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Canto finale, Te lodiamo Trinità, all'ultima pagina del foglietto. Te lodiamo Trinità, nostro Dio, t'adoriamo. Te lodiamo.
Creatore, noi speriamo solo in te, Gesù Cristo, Salvatore. Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Infinita carità, Santo Spirito d'amore, luce, pace, verità, regna sempre nel mio cuore. Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà.